Stefania Bellone, Serena De Santis, Emilia Laudati, Mario De Girolamo, Gennaro De Luca, Giuseppe Petrellesi, Francesco Russo, Alfonso Scala, Pasquale Silvestro, Michele Spartaco e Ciro Pastarella. 11 vite spezzate da una terribile esplosione di una condotta del gas il 23 gennaio 1996 al quadrivio di Secondigliano. A 15 anni dalla tragedia, il Comune di Napoli, la settima municipalità, hanno voluto ricordare le vittime con una breve e sobria cerimonia sul luogo del disastro. L'assessore alla memoria Diego Guida, il presidente del Parlamentino Giuseppe Esposito, insieme a una delegazione di consiglieri, ai familiari delle vittime e ad una rappresentanza di studenti, hanno depositato una corona di fiori all'interno della cappella di Via Limitone. Oggi siamo qui per ricordare unitamente alla partecipazione della municipalità Secondigliano Miano, nella persona del presidente Esposito e l'assessore Guida, che gentilmente ieri ci ha convocato subito su una mia lettera inviata per quanto riguarda questa cappelluccia che sta qui per realizzare un vecchio progetto che fermo in ricordo delle vittime della voragine di Secondigliano. L'assessore oggi ufficialmente ci ha consegnato un documento dove praticamente farà il suo impegno, farà realizzare nel nuovo cimitero di Secondigliano una lapide che ricorda tutti i caduti del 23 gennaio 96 al quadrivio di Secondigliano. Intorno alla cappella, intanto, restano erbacce, rifiuti e siringhe, uno spaccato di profondo degrado, frutto della riqualificazione mai decollata.